cordialmente. Per esempio, la Mercedes ha annunciato che esce un nuovo modello di macchina con le gambe del travestito fuori. Bravo anche Vic, ma però tutto è sempre radio, Natale, Pasqua, Capodanno. Videogame sensibili. La mia console, quando perdo, mi consola. Si vocifera che un po' Vic stia a Vec, cioè quello bravo che ogni tanto lavora con noi, un po' come le Addas alle Adidas. Ma espelliamo questi extra comunitari che mettono il ketchup su tutto. Ma che schifo. E mangiano la pasta asciutta con il pollo. Dopo anni di studio si è giunti alla conclusione che gli Titi avevano sviluppato una lingua misteriosa per non far capire un cazzo a nessuno. Se uno fa lo shampoo con dentro i minerali oceanici, vuol dire che nella c'è un deposito di minerali oceanici. Allora quei fastidiosi inestetismi dell'età? Spariti. Completamente spariti. Esistono casi di lumache che hanno percorso, pensate, anche 15 metri per ritrovare il proprio padrone. Pensate, che sforzo. La beffa della vita del capriolo è questa, che per una strana legge di natura lo vediamo sulle rocce. Certo. Ma in realtà lui piace tantissimo il pavimento, la pianura, perché può fare le capriole. Perché l'uomo della pietra stava nelle grotte, allora vuol dire che non sarebbe stato meglio in un appartamento. Bravo. Che ma io mi chiedo, ma dov'ero? Ma dov'ero? Ma dov'eri? Dov'eri? A Camogli. Ah, pensa a te. Ma dove? Al cenobio dei Doci? Bravissimo. Temo ci sia soltanto quello di albergo. No, non c'è soltanto quello, ma quello è molto famoso perché è l'hotel più figo della zona, insomma. Chissà gli altri. Era molto bello. No, perché è un po' fatiscente. Beh, come tutto da Ligure. Molto bella, però anche ai suoi anni. Hai mangiato della focaccia eccezionale, allora. Che buona. No, sta girando uno spot sulla focaccia. Posso dire una roba? Posso fare... Non tre minuti. C'è la sigla pronta in casa. Posso fare 30 secondi di focaccia? Allora, Milano è pervasa di panettieri che sfoggiano la scritta vera focaccia, di Recco, niente. Vera focaccia ligure. Piantatela di dire cazzate, la voglio dire così come la penso, vero. Ti faccio una proposta, amico Faso, andiamo in giro da tutti questi fornai che scrivono vera focaccia di Recco e gli cambiamo la scritta vera focaccia di Retto. Bravo. Perché non c'entra niente. Però c'è qualcuno che sostiene che al mattino c'ha il furgoncino che parte da là e la porta qua. Ah, io magari è vero. Voglio raccontare un fatto bellissimo, perché una volta sono entrato in un panettiere che sfoggiava la scritta focaccia di Recco. Avendo io passato 13 anni di vacanze a Recco, anzi 13 anni e 6 mesi perché mia mamma era incinta di 6 mesi. Ancora ne parlano. Ma comunque sono arrivato a un cartello al casello, qui passavo le vacanze da piccolo. Tu immagina però le vacanze di una volta, quelle che andavi il giorno dopo della fine della scuola e tornavi il giorno prima, quindi 3 mesi di vacanze lì con amici. E quindi conosco benissimo i 3-4 panettieri chiave di Recco. Quindi sono entrato e dice: no, la focaccia di Recco la vedo un po' alta, tipo 5-6 centimetri, che quindi non è per niente già quella di Recco orrenda. Quella lì è la focaccia di Recco? Sì, me la mandano tutti i giorni col camioncino. No? Dico: ah sì, e quale panettiere? Quale panettiere? Quello di Recco. Dico: no, mi dica qual è, che li conosco tutti. No? Era la fornace di Recco. Esatto. Tu hai sbagliato. E quindi ho capito che mi millantano. Va bene, poi magari non sarà del tutto vero. Ma a questo punto sigla! Dalla città dei millantatori, la città delle targhe alterne nei prossimi giorni, la città delle polveri sottili, ma soprattutto la città degli innamorati, dalla quale il mio saluto va alla mia fidanzata, ma anche quello di Faso va alla sua, e anche quello di Linus va a sua moglie. E insomma, da lì le storie tese. Cade nel vuoto. Nessuno risponde. Dagli Elio e le storie tese parte un bigliettino virtuale che arriva a tutte le ragazze in ascolto. Buon San Valentino a tutte. Un esempio di frase di San Valentino. Allora andiamo con la classifica delle frasi più diffuse. Tanto ormai è andata a rotoli. Classifica delle frasi più diffuse dette in occasione della festività detta di San Valentino. Bravo.
Al quinto posto, non essere triste perché è finita, sii felice perché c'è stato. Bravo. Bello. Questa è la quinta frase più detta a San Valentino. Pensa. Non lo dico io, ma lo dice un sondaggio della Doxa. Perché me lo dici a me, che io lo so? Perché fai quegli occhi lì che dicono, ma a chi la vuoi raccontare? Al quarto posto delle frasi più dette per San Valentino, postino postino corri veloce e dille che l'amo in modo feroce. Davvero? Sì. Al terzo posto, l'amore che ho per te è così grande che esercita una piccola forza di gravità. Al terzo posto nella classifica delle siamo frasi senza più parole, come hai notato, non abbiamo avuto posto. Niente da obiettare. Perché è il silenzio assenso. Questa classifica è il verbo. Al secondo posto, e qui non avrete niente da obiettare, no, delle frasi più dette per San Valentino, ti voglio bene. Sì. Bellissima, cioè, no? Io ti però voglio bene, sapere la numero uno. Al primo posto, anch'io. È la più detta come risposta, sì. Certo, certo. Ma veniamo ai Gianchetti. Alla frittata di Gianchetti. Beh, la frittata di Gianchetti è un altro piatto tipico della Liguria che in realtà non potrebbe esistere. Perché? Perché sono vietati. Esatto, perché far fuori i Gianchetti, cosa sono i Gianchetti? Sono i bambini dei, dei pesci, no? Sì. Quindi, i pesciolini. In realtà tu stermini una generazione che sta nascendo. Io come un Erode. Io che facevo le vacanze dall'altra parte. Un pescatore parte, cioè Erode. Sulla costa adriatica. Sai come si chiamano i Gianchetti lì? Come si chiamano? Gli omini nudi. Veramente? Sono un po' più avanti. Bello, sì. Ecco come si chiamano nella mia zona. Vai. Puttane. E tu questo pesce come vai a fare le vacanze tu? Per sapere. Senti, nelle Marche, nelle se vuoi ti posso parlare anche delle Bose e dei Lagerti. Guarda, lasci veramente il basito. Le Bose sono le bavose. No, la Bosa è la bavosa, come si chiama in Liguria. Ma io non sono ligure, però un po' di parole le so. Allora, la Bosa è il pesce più sfigato da pescare, cioè quando vai a pescare sul molo sì, con gli vero, amici vero. Quando peschi la bosa perché si attacca sempre sì, che è mangia tutto, cioè se tiri giù la bottiglia della Levissima lei ha bocca anche a quella. E com'è lei fisicamente? È tipo uno scorfanino piccolino, sì, bavoso. Tutta bavosa, sì, perché sì, tutta viscida, sì. Sembra che gli abbiano sputato sopra, marrone, marroncino. E questa te la mangi tu? E questa non la mangi. Poi ci sono i Lagerti che sono? È lo sgombro, se non sbaglio. Lo sgombro in genovese si chiama Lagerto, ma si scrive Lagzerto. Beh, lei mi mangi Lagerto. La X si scrive. Sì, è un pesce abbastanza basico, insomma, niente di che. Avete ascoltato? Reminiscenze speciali. Pesci della Liguria. Torniamo dopo questa canzone. Pensate, i racconti risalivano all'estate del 69. Nel 69, Summer of 69 su Radio Tante DJ, manganellate nel 69, sì, quelle 68. Oh. Come si chiamerà? Cioè, si chiamerà così questa canzone? Perché si riferisce a quell'anno? O perché si riferisce a un'estate così? C'erano dei giochi, dei giochi erotici. 69. Allora, le 23:15 in diretta sulla DJ, cordialmente, insieme agli Elio. Vabbè, tanto la mia sigla è andata in quel posto. È in prescrizione. Ricordo solo a tutti che ieri era il compleanno di un membro degli Elio e le Storie Tese, il quale microfono purtroppo questa sera non funziona. Per cui tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Sergione, tanti auguri a te. E vabbè, lui sta ringraziando in questo momento, ma non si sente. Non si se sente. Volete mandarci dei messaggi, siamo in diretta. Se volete portarci una pizza come l'altra diretta, volta, ecco, ma veramente? Che la portiate per Civas perché non arriverebbe come l'altra volta. Allora portatela per Linus, che lui è abituato a ricevere regali. Forza, forza, pizza 347-342-5220. Però se volete essere sicuri che i messaggi siano poi girati anche a noi, dovete fare i complimenti a chi li riceve, quindi in particolare alla nostra amica Stefania. Va bene, alla Stefania è bravissima. Posso dirti una cosa? Stefania riceve i messaggi come nessuno mai. Cioè veramente ha un atteggiamento quando riceve i messaggi che a me piace moltissimo. Perché tu l'hai vista sempre con i guanti così. Ma scherzo. E da giovane faceva la messaggiatrice. Ma veramente? Messaggiatrice. Ma che forte questo lì. Guarda che lì non sceglie le persone giuste da mettere al posto giusto. Allora, tanta carne al fuoco questa sera, in questa puntata di Se tu metti tanta carne San Valentino, al fuoco. Il carnevale,
il Festival di Sanremo, un possibile scioglimento dei Blu, che è l'argomento intorno al quale ruoterà. Sicuramente si sciolgono. Cosa? Sei disinformato, si sono già sciolti. Va bene, ma io hanno preso un periodo di riflessione, come si dice, per un paio d'anni vediamo. Ecco, volevo dire questo, un possibile scioglimento dei Blu. Secondo me, siccome è una notizia, devo dire, porca miseria, su Sky Cinema per testimoniare che siamo in diretta, che sta baciando un capezzolo e noi non siamo per una... abbiamo girato per due ore per scegliere quale film usare come sottofondo. Questo va bene, la scelta è caduta su Son de Mar di Bigas Luna, dove c'è, dove c'è un capezzolo bene. Un capezzolo che viene gradito, esatto. Bigas. Che bello, che esatto, che Bigas. No, volevo dire questo, che essendo una notizia piuttosto triste il fatto che si sciolgono i Blu, io proporrei ai Blu di scrivere un blues per l'occasione. Cioè, se mi sembra la cosa giusta per salutare per il caldo. Non lo so. Peccato, perché io ero così contento che era uscito il The Best, che lo stavo promuovendo. Adesso mi mettono un po' così in difficoltà questo scioglimento, insomma. Allora, abbiamo aperto questa sera con un paio di consigli o di annotazioni più o meno gastronomiche. Sì. Sapete che all'interno di questo programma, dove da parecchio tempo, c'è una rubrica che riguarda proprio il mangiare. Sì. Ed è la ricetta del giorno. Possiamo ascoltare quella di questa sera? Sì. Cosa stai leggendo? Mi sto informando sulla zona VIP. Senti, ma Linus, è una battaglia persa questa. Ma no, sto lavorando. Mi raccomando, il lunedì fate sparire tutto quel tipo di riviste lì, perché sennò poi Elio mi si deconcentra. Ma sto lavorando, Linus, tu non ti vuoi rendere conto del fatto che io devo essere aggiornato su chi mi entra nella zona VIP. Ad esempio, mi è entrata una Mazzotti che non avevo mai visto prima. È questa qua, aspetta, adesso questo posso aiutare. Questa qua. Allora, Mazzotti. Lorenza Mazzotti. Ah, quella che sta con Sergio Muniz. È l'amante di Sergio Muniz. Mi entra in zona VIP una bionda, Mazzotti, non so chi è. Hai ragione, Non posso dire che non lo so. Ricetta. Capisci? Benvenuti, ora realizzerò per voi un'arancia. Passo subito ad elencare gli ingredienti per 400 persone, che sono un'arancia, un limone. Poi che possiamo mettere un pochino di succo d'arancia e limone, vedete? Tutto assieme. Alloro 4 cucchiai, olio extravergine 4 foglie, zucchine 100, una spigola più grande, un'orata, flessibile come questa, un dentice flessibile, è facilissimo, così, così, e poi così, vedete? Così, ecco qua. Basta che raschiamo. Questo è un piatto molto delicato che può aprire una cena a base di piatto. Peperoni 500 come antipasto, che sono le cosiddette spine della pancia, carote 100 e porri, che sono le cosiddette spine della cedo, sì, 30. E poi mi sono preparato qui acqua e ghiaccio. Acqua e ghiaccio, perché acqua e ghiaccio? Perché in acqua e ghiaccio, freddando l'acqua e ghiaccio, mettiamo acqua, ghiaccio e ghiaccio in acqua e ghiaccio. Ora passo subito all'esecuzione di questa ricetta. Come vedete, ho scelto un'arancia, o potrebbe essere qualunque pesce. La prerogativa di questa ricetta è che il pesce sia pesce, quindi sta a noi la scelta del qualunque pesce, come in questo caso, che è un'arancia da 400 grammi di allevamento nazionale. Lo spessore deve essere di un paio di millimetri, 2 millimetri, vedete? Perché al momento che noi immergiamo questo corpo freddo in acqua, rimane ben poco. Ecco qui, vedete? In tavola. Ma tutto questo, i 500 peperoni dove si mettono? Non lo so, non ho capito. Tieni lì. Tieni lì che torna sempre buono. Tra l'altro non si parla in questa ricetta della difficoltà, della enorme difficoltà nella pesca del dentice. Pochi sanno che per pescare il dentice si usa la carie. Perché ero saputo di essere tra i pochi gruppi non rock a piacere il chitarrista Cesareo. Certo. Come è successo? È successo che mi piacciono. È un bel pezzo. Poi sto mangiando la pizza e sono contento. Sì, veramente. Volevo comunicarvi, tranquillizzarvi anche, che è arrivata una pizza di terza pizza, mano. Però era quella di lunedì l'altro. Sì, sì, esatto. Dopo 15 giorni. No, è usato sicuro. Sì. Allora, Faso, dimmi. Ci devi spiegare ancora una volta come hai fatto a rintracciare Hermes Palimpsest.
No, non lo, per il sesso non lo rintracci in realtà mai, perché lui mi lascia, ti ho detto, dei messaggini un po' criptici piuttosto che in segreteria. Cioè lui ti lascia le poesie in un posto e un messaggino. E poi un messaggino scritto, epistolare, okay. Si troveranno lì. Ecco, questa volta niente, per ottenerle. Ecco, se per radio vi arriva un profumo di arancia, sappiate che Faso è arrivato con un sacchetto e stiamo sbucciando. No, no, facciamo parte della ricetta di prima, tutte le arance, quindi sono quelle che avanzate e lo pensate di mangiare. Io pensavo che fosse un pesce. No, no. Adesso arrivano 500 peperoni, figura. Sì. E niente, volevo dire che questa volta ho dovuto praticamente mettermi dentro la cassa, quella di Houdini, quella che viene poi buttata nel fiume, incatenato, e uscire dalla cassa di Houdini, insomma, roba difficile, mi è costato tantissimo. Poi una volta uscito dalla cassa di Houdini potevo poi accedere alla parte, diciamo, inferiore del ponte dal quale sono stato gettato, nella quale ho trovato insomma, è il ponte di Bassano o... no, è un ponte sul Po, ma non mi ricordo come si chiama, comunque me l'ha messa lì, sono andato lì, è stata dura anche stavolta. Allora, la prima poesia di questa sera si chiama Strana logica militare. Tenente, cosa nasconde in quella mano? Un oggetto, signore. Tenente, allora lei è tenente in mano un oggetto. Sì, signore. Ah, scusi. La sua battuta è favolosa. Quale battuta? Fucilatelo! Sai che nell'esercito c'è poco humor, in generale. Antichi fashion. Centurione, ascolta, centurione. Ho creato un accessorio perfetto per i tuoi pantaloni. Un cinturone. Ma io non indosso pantaloni. Ah. E vabbè, centurione, cosa vuoi che ti dica? Se devi fare sempre il bastian contrario, allora fai tu. Fai quello che vuoi, insomma. Super pasticcery. Io già dal titolo capisco che ha fatto colazione una mattina da qualche parte. No, esatto. Ma puoi chiamarla anche, però puoi leggere anche Super Pastisairai. Super Pastisairai. Esatto. Prendo 5 cioccolate con panna. E io prendo 20 euro. Ma sei fuori. Cioè, tipo, costa meno il cioccolato al parco. In proporzione. Chiudiamo con questa. Amore in una dimensione parallela. Bello. Oh, sì. Sono tutta secca. Oh, dai, sono mollissimo. Fermati. Già ridere così. Fermati, non fare nulla. Smetti. No, vado, anch'io. Vado, no. Ciao. Allora. È bella. Vabbè. Hermes, vecchio porco. Senti. Io non ho sete. Neanch'io. Volete un'arancia? Hai portato te i cannoli siciliani? Ma non è un cannolo! Ma lì non si. Molenos! Cordialmente! Il lavoro a volte può essere una droga. E sembra incredibile, l'altro giorno al parco un fricchettone mi ha venduto un'ora di ufficio. Pazzesco. Quattro minuti dopo le 23, Radio DJ in diretta la sera di San Valentino, cordialmente diffusa via etere in tutta Italia, anche se si sa ormai da tanto tempo che l'etere non esiste. In che senso? Era un'invenzione, era una teoria inventata per rendere verosimili, diciamo, le equazioni di Schrödinger. Aspetta. Ma dato che è stato tolto il darwinismo dall'insegnamento, mi chiedo, perché non reintroduciamo il concetto di etere? Ma tanto, scusa, palla in più, palla in meno, e allora diffusi via etere per tutta Italia. Perdonami Faso, ma qualcuno si chiedeva come mai siamo qui divisi in maniera piuttosto netta, un po' come in chiesa, no? Maschi da una parte, femmine dall'altra. La divisione è questa: i laureati a sinistra, sì, certo, architetti, ingegneri, i barboni a destra, ci sono anche i ricchi in mezzo. Aspetta, i ricchi piangono. Comunque, a parte le lauree, volevo dire una cosa, perché molti si sono interrogati sul termine etere. Ho detto, ma è maschile o femminile? È etero. Quindi va bene per tutti. Va bene per tutti, quindi. Allora, moltissima carne al fuoco questa sera, San Valentino, il carnevale, sì, sul quale ci è arrivata una bellissima una battuta molto bella, che dallo stesso subito autore della battuta indimenticata della puntata scorsa in cui tu non c'eri. Ci sono leggibili?
quella sui sommergibili. Che era? Me la ripeti? Non me la ricordo. Non me la ricordo neanche io. È pulito questo sommergibile. Ah, sì, è lavato con Pearl Harbor. Era molto bella. E infatti ce ne manda un'altra, la posso leggere? Sì. Sapete perché a carnevale si tirano sempre le uova? Perché a carnevale ogni scherzo è ovale. Bravo. Bella, bella, bella. Carina, carina. Chi è? Voglio sapere come si chiama lui. Pissite. Ciao, Pissite. Pissite. Suoli. I watch again at Frax. Allora, nuove modalità, anzi, no, scusami, sigla e sigla io. Vai. Va ora in onda. Nuove modalità di corteggiamento giovane nel giorno di San Valentino, secondo un'indagine di mercato del Istat. Legge il lettore più ambito e più conteso dalle radio private italiane, ma gliel'abbiamo messo in quel posto e ce l'abbiamo noi, il vecchio leone della radiofonia, Pasquale! Allora, fra queste nuove modalità va molto organizzare per il fidanzato barra fidanzata un finto agguato malavitoso sparando a salve con delle mitragliette e poi togliersi il passamontagna e gridare tutti quanti insieme Italia 1! Bello! Ma perché gesticoli che non ti vede nessuno? È il metodo Stanislavski. No. Ah. Se tu abbini a una frase anche un'azione, sì? Poi potrai ripetere sempre quella frase con la stessa intenzione. Certo, c'è anche il metodo di Pavlov. Si funziona così, no? Come gli hanno detto, quando c'è una telecamera devi gesticolare, lui ha visto la webcam a gesticolare. Poi il metodo Stanislav Mulinski. Sì. Esatto. Che da piccolo diventa un armadio. Bravissimo. Portare la fidanzata a cena al ristorante rumeno e nascondere nel suo ghiveci o ghiveci pezzi di maiale e verdura al forno, un piccolo portagioie con dentro un anello dell'uovo Kinder. All'interno di questo anello si potrà incidere la scritta Italia 1! Fantastico! Sempre al ristorante rumeno, limonare con la bocca piena di musaca, che è carne trita, pomodori e melanzane. I fidanzati più esperti riescono anche a limonare, masticare la musaca e gridare contemporaneamente Italia 1! Bravi! Per le fidanzate un po' oppressive, affittare un aereo da turismo e tracciare nel cielo col fumo bianco la scritta No! Vuoi spossarmi? Oppure affittare un aereo pubblicitario e tracciare nel cielo col fumo bianco la scritta On U I Light! All'incontrario. Allora viene a gridarla anche quella Onu Ailatl. Esatto. L'ultima è questa: fare l'amore e durante l'orgasmo recitare la filastrocca milanese per capì capissi, alle quan capissi capissi no perché pissi. È anche venuta, non me la fate ripetere. Bravo. Si mostra ancora soddisfatta recitare la filastrocca Italia 1. I Prefab Sprouts su Radio DJ con Appetite, canzone che va in dedica al mio amico Nicola che la cercava. Grazie. Ieri ma che non si ricordava come niente, si chiamava il cantante. Né il titolo del pezzo, esatto, non niente. Potevo cantargliela al computer, ero disperato. E come facevi? E niente, facevo degli esperimenti, cioè ho messo dentro dei nomi a caso. No, ho messo delle robe che mi ricordavo, ma non mi va, la roba pazzesca. Ti vorrei vedere col computer a te. Ma non me lo faccio schifo. No, non faccio schifo. Non potrai mai essere peggio di me. Allora intanto la zona VIP va affollandosi. Chi è arrivato? Perché stanno arrivando innanzitutto tutti gli ascoltatori della trasmissione. Volevo salutare, tra l'altro, ringraziare colui che ha portato la bottiglia di GNP. Come si chiama? Ivan Piombino. Maroc. Sai cosa dicono a Milano quando sta per finire, quando è finito? Cosa dicono? GNP. Il grande vecchio leone GNP che tira fuori la zampata del grande artista. Allora, in zona VIP stanno entrando, come ho detto, tutti gli ascoltatori, tutte le fave. Salutate gli astanti, gli ascoltatori. Poi è entrata Marcella Bella col marito e con i due figli. È entrata quella che ti avevo detto prima, cioè la donna di Sergio Muniz, di cui mi sono già dimenticato il nome, comunque bionda, carina. E siamo in attesa per lo spettacolo della mezzanotte di Umberto Tozzi. Umberto Tozzi che, come tu sai, prenderà parte al festival. A Sanremo ci chiedono in molti se porterà anche i pulcini come coristi. Appunto, questo è il grande interrogativo, Linus. Il grande interrogativo: questa sera si esibirà nel suo numero di pulcini, con il quale ormai è noto in tutta Italia da un 2-3 anni, perché è dal 2002 che non esce con un singolo, Umberto. Quindi siamo tutti qui in attesa del suo nuovo singolo per il festival, ma anche di osservarlo
fra poco ormai, tra un vado quarto un attimo, d'ora, nel suo classico numero di pulcini. Un sospetto. Scusatemi un secondo, sì, chi è? Sono i pulcini. I pulcini sono arrivati in anticipo, presto venite. I coristi di Umberto, dai. Sono troppo carini. Allora, stavamo giocando col telecomando, sì, cercando un po' di canali alternativi, insomma, tra quelli che offre anche i satelliti. Non c'è più, per fortuna, soltanto l'offerta terrestre, ma no, c'è il digitale terrestre. Esatto. Satellitare. Allora siamo andati nel settore, quello che ci offre i canali, quelli documentaristici, tipo Discovery Channel. Molto interessanti, peraltro. National Geographic. A1. Ah, sì. Sì, esatto. Leonardo. Gambero Rosso. Gambero Rosso. Faccia di mezzo. Oh. Abbiamo trovato ancora una volta il Che Storia Channel. Esatto. Ovvero? Ti devo leggere l'ovvero? Sì. Ovvero, se quella volta che te lo raccontavano non sei stato attento perché ci avevi troppe menate, cioè non andare in paranoia, perché cioè fega, te lo ridiciamo noi, cioè basta che non la metti giù dura. Perfetto. Ok. Per esempio, vedere, diciamo noi, un'altra cosa, scusate, chiedo al regista. Questa qui era una pia in realtà. No, è giusto. Ah, ok. La notte prima di scendere in campo contro Ettore, Achille scoprì di essere figlio di Acollo e fece una palla di pelle di pollo come rito propiziatorio. Certo, per la battaglia. Ma guarda che non c'è. La leggenda del tallone di Achille invece è probabilmente nata dal fatto che Achille stesso aveva comprato un paio di calzari senza plantare e gli era venuta una tallonite talmente forte proprio durante la guerra di Troia. Pazzesco, Il prode guerriero Ares Squartis, descrivendo ad Agamennone le condizioni di Troia dopo 10 anni di assedio, disse: è tutta stroiata. Ai tempi di Troia, per indicare una donna di faccia di costume, si diceva: quella lì è un puttanone. Che rendeva già bene. Sì, perché sono state scoperte delle antiche iscrizioni dove si legge che il cavallo di Troia si chiamava Bandorf, era impiallacciato in ciliegio e venne progettato in modo da poter essere montato velocemente con un paio di brugole in bronzo. Sì. Che lo vendeva l'IKEA. Non lo so, però si sa che sono arrivate delle scatole da montare, hanno fatto una richiesta. Il filosofo troiano Pappettone aveva intuito che il cavallo poteva essere un trucco. Piuttosto che farlo entrare in città, aveva suggerito di far uscire un esercito travestito da biada. Il suo pensiero venne considerato il delirio di un visionario. E invece aveva visto giusto di brutto. Chiudiamo con questa: durante l'assedio di Troia, i greci tentavano di minare lo spirito dei troiani gridandogli parole ingiuriose tipo figli di Troia, ma i troiani non se la prendevano per niente. Esatto, per quello che ha retto 10 anni, lo dicevano, non se la prendono neanche, sono dei guerrieri fortissimi, invece ignari del Bravo. Fatto che torniamo tra poco. Va ora in onda La vita è un mazzolino di speranze nell'angoscia della notte. Radiodramma in svariate puntate di José María Fuentes Cardoso Gutiérrez Sánchez Prado y Espinoza y Cordobés y Corrida y Llanes Lana Merinos y Madrid Blanco Carreras Dominguín. Seconda puntata. Riassunto delle puntate precedenti. Acrostico confessa il suo amore a Parascandalistica, ma la ragazza lo rifiuta, poi lo accetta, poi si stupisce perché lui non la vuole più. Vai a capirli, gli uomini. A complicare ulteriormente le cose arriva Bernard, un misterioso francese, che dice: Bonjour, je suis Bernard. Bonjour, je suis Bernard. E questo chi sarebbe? Acrostico, parascandalistica, devo confessarvi una cosa. Io sono vostra madre. Ah. Esatto. Vei mi sterapiti quando eravate ancora piccoli. Adesso, però, vi ho ritrovati. Oh mamma, quanto ci sei mancata. Oh mamma, ci devi un sacco di paghetta arretrata. Tutto sembrava procedere per il meglio. Ma improvvisamente fece il suo ingresso un nuovo, misterioso personaggio. Ciao bello. 50 G bocca, sento scorpare. E quest'altro da dove spunta? A cipicchia. Fine della seconda puntata di La vita è un mazzolino di speranze nell'angoscia della notte. E ricordate, La vita è un mazzolino di speranze nell'angoscia della notte, lo trovate anche su www.lavitaeunmazzolinodinesperanzenelangoscia.com. Che
digito la vita è un mazzolino di speranze nell'angoscia della notte. .com. Sì, solo che c'è il sito bloccato perché sono tutti lì. Sì, sì, è bombing il sito. Segnaliamo varie cose, Linus. Innanzitutto che è uscito il libro di poesie di Ivan Piombino. Ah, io ce l'ho. Ho visto. Caspita. E l'autore è casualmente qui oggi, misto diciamo fra i fans, esatto, di Leo Strettese. Grazie. Io poi domani sera, importantissimo, a Torino, in un posto di cui non so il nome, che forse conoscete voi, al Manhattan, esibizione del cantante Alan Magnetti. Davvero? Con il suo show intitolato I colori trasparenti del buio. Chiedo solo, senti ironia, col mantello o senza? Col mantello. E con maschera, okay. Forse. Okay. Prossimo potenziale ospite di Cordialmente. Ne parliamo. Col mantello. Magari questo, verso l'estate magari. Poi, la zona VIP sta affollandosi. Sono arrivati alcuni membri dei Blu, quasi sciolti, Lee e Duncan. Sono entrati in zona VIP. Lì. Umberto Tozzi non si è ancora visto. Già citati comunque, I pulcini sono già arrivati quasi tutti. Ah, eccolo! Entra in questo momento. In anticipo è arrivato. È arrivato in anticipo Umberto Tozzi. Sta facendo un trailer. È un prossimamente, qua dice, a mezzanotte. Poi sono arrivati alcuni partecipanti al prossimo festival di Sanremo, diciamo la vecchia cara kermesse. È arrivata Anna Tatangelo, wow. Peppino Di Capri, Nicola Arigliano, Paola e Chiara. E poi sono arrivati Dida e Dido, che come ci segnala giustamente un ascoltatore da Genova, Andrea. Ma Dido chi è? La pasta, Dida il Didola. È un uomo e Dido è una donna. Ah, sì. E pare che si siano messi assieme. Ti do una chicca: il vero nome di Dido, la cantante inglese, giuro, è Didone. E tu pensa che il vero nome di Dida è Dittone. Guarda il mio Didone. Non c'è niente da ridere. Se avete qualcosa, il gilebio è finito, ragazzi. Che ne è più? Cosa più? No, ce n'è ancora un po'. Dai, perché? Orzata, dai. Siamo già in pubblicità. No, ma non quella lì, Linus. No. Quello è latte condensato, non mi piace. Alla spina, niente. Non mi obbligare, siamo in un paese libero. Solo in bottiglietta. Pare che sia andato molto lanciarsi da un aereo con un paracadute finto sulla casa di lei, barra lui, gridando al momento dell'impatto: Italia 1! Canzone conosciuta con il titolo di Abecedario, ma in realtà, anzi, Abitudinario. Abecedario, sì. Va bene, ciao. In realtà, nubi di ieri sul nostro domani odiato. Vorrei segnalare alle Launeddas Orlando Magia dalla Sardegna, bravissimo. E saluto l'amico sardo Onofrio Cocco, che è all'ascolto con una tribù sarda. Certo. A Oristano, anzi. A Neoneli, perché il coro di Neoneli sta a Neoneli, Narbolia, insomma, tutti questi. Molto bene. Nel frattempo Agamennone sta introducendoci nel mondo. Certo. Sta portandoci nel mondo. Vai Aga. Questo è il lato B che non avevamo mai ascoltato. Non ci eravamo mai arrivati. Bellissimo. Volevo salutare in maniera più formale Mangoni. Buonasera, innanzitutto. Qualche informazione dal punto di vista professionale? Niente. No, condoni nuovi? Condoni nuovi? No, condoni non ne ho fatti. È inutile fare condoni, perché spendere soldi per condonare delle cose che si possono fare anche senza spendere soldi? Questo è un nuovo trend. Esatto. Certo. Perché sei così amaro, Mangoni? No, non sono amaro, sono propositivo. Bravo. Voglio dire. Senti, invece usiamo i soldi da dare per, diciamo, per condonare le cose, per realizzare altre cose. Esatto. Movimentiamo l'economia. Senti, invece, insomma, dal punto di vista sportivo, come sei messo? Non ho fatto gare questo weekend, no? Però ho fatto la visita medico-sportiva, che tra l'altro
posso parliamone, dire? Parliamone, 3 minuti. L'ho fatta visita, anch'io. L'ho però fatta si chiama la visita medico-sportiva per l'abilitazione e l'attività agonistica. Oh, il dottor Stramangone. Dove si va a fare? Dove sei andato a fare? Io sono andato in corso di Porta Vigentina, dove c'è la federazione dei medici sportivi italiani. E svelo una chicca, tanto non è un segreto, una cosa. Chi mi visita ormai da qualche anno è il papà del chitarrista delle Vibrazioni. Fantastico! Esatto, che saluto lui e il figlio. Si parla di musica. Esatto, si parla di star, e il chitarrista delle Vibrazioni viene nella mia stessa palestra. Che sportivi, ragazzi, che sportivi. E mi ha detto, buono. Buono? Non sono dimagrito rispetto all'anno scorso, anzi, ma neanche ingrassato. Che tutti dicano, qui presenti di fianco a me. Io non ho detto niente. Io ho fatto la visita settimana scorsa e per il quarto anno consecutivo, e per il quarto anno lo stesso medico, anziano però di quelli molto seri così, ha controllato i risultati degli esami e mi ha detto la stessa frase: ma lei è sicura che vuol fare le maratone? Veramente? Wow, una fiducia nel tuo corpo? Io invece ho un Casa Fasani interessante. Prego! Va ora in onda Casa Fasani. Sempre correlato all'argomento la visita medica per l'abilitazione all'attività agonistica. Però si parla di una visita medica di tanti anni fa, però dove me ne è capitata una bellissima. Che io sono entrato e dopo aver fatto l'esame, l'elettrocardiogramma, la spirometria. Però prima dello sforzo e poi c'è la controprova sotto sforzo, vengo sottoposto. Il saltino l'hai fatto? Sì, no, vengo sottoposto al cubo col metronomo. Per chi non lo sapesse, c'è spesso un metronomo che viene posizionato su una velocità media, non so, tipo 80. Quindi toc, prima è lento, toc, poi veloce. Poi viene un po' accelerato. A seconda dell'anzianità, mi hanno detto. Cioè, uno più giovane fa tac. E invece a me me l'ha messo, me lo ricordo che me l'ha messo anche abbastanza speed. Però questa non è la cosa più. Era un po' toc, 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 toc. Io dici, non è velocissimo. Però c'è un cubone davanti su cui devi salire, scendere, salire, scendere. Salire, scendere, si suppone per un paio di minuti. Cosa accade? Che sei dimenticato. Che è una dottoressa questa. E arriva una telefonata. Adesso non voglio dire che le donne parlano tanto, però già un po' parlano tanto. E cosa succede? Che io praticamente sfiorisco sul cubo. Cioè, la cosa dura tipo 6 o 7 minuti. Io ero veramente paonazzo. Cioè, a un certo punto l'ho guardato e ho fatto oh! Cercando di fare. Ah sì, adesso comunque ti saluto perché c'ho qua un signore che sta facendo. C'ho un morto sul cubo. E in realtà ho stimolato l'interruzione perché stavo ammazzando. E va bene, è finito il Casa Fasani. Molto bene, mettiamo la canzone adesso e poi torniamo con la rubrica del gossip, perché ormai è un po' il trend di quest'anno. Anche questo. Se io ce n'ho una nuova esplosiva, si chiama I colmi del mio amico Miki di 7 anni. Allora facciamo una cosa, prima i colmi e poi la canzone, non posso resistere. Vai con i colmi di Miki. Allora, tutto vero, cari amici, i colmi, vai con la sigla. I colmi del mio amico Miki di 7 anni. È tutto vero, un angolino che inizia. Il mio amico Miki, il figlio di miei amici che ho visto chiaramente oggi, che ho stimolato e gli ho detto prova a fare dei colmi. Lui non sa assolutamente cosa voglia dire colmo, quindi gli ho detto prova a dirmi il colmo per una gola: fare gol. Poi il colmo per un pezzo di vetro: pulire un vetro. Bello, bravo Miki. Il colmo per un grissino: mangiare tanto e ingrassare. Ah, bello. Bellissimo. Bravo Miki. Prossima settimana nuovi colmi. Il colmo per la gola è il top. Le aquile. Harry Tonight, Radio DJ, cordialmente. Adesso finisce. Sì, ma non è un grande solo, puoi parlarci su, dai. Voi, tu lo sai o sapete che gli Eagles sono stati ufficialmente il primo gruppo a essere accusato di aver fatto un live finto? È vero. Che era? È quello famosissimo, il live degli Eagles. Ne hanno fatti dopo. Però ma c'era uno famosissimo. Principalmente quello che come foto ha i fly case rosso, sì, eccetera. Lì, quello pare, ma ascoltandolo
è vero forse che sia stato fatto in studio, perché comunque è perfetto. O magari vabbè, però loro suonano molto bene, no, loro sono bravi. Ho visto una volta un DVD della loro storia eccetera, e gli spettacoli sono bravi, sono, ma infatti non si capisce perché abbiano fatto questo. Però ma torniamo a noi, abbiamo infatti, lasciato il sottotitolo degli Eagles è The Impeccables. La rubrica dei gossip. Va ora in onda cordialmente gossip, tutti i pettegolezzi che contano sussurrati a voi che li sentivate. Legge: il brizzolato più sexy secondo un sondaggio compiuto presso casalinghe di un'età compresa fra i 55 e i 78 anni, colui che per primo ha aderito alla moda di mollare il nome d'arte e di presentarsi con il suo vero nome, seguito a ruota da tutti gli altri che sono solo degli imitatori, tipo Ringo, che adesso lo chiamano Rocco Anaclerio, Pasquale Di Molfetta. Pasquale. Attenzione, l'ex letterina Silvia Tofanin sarebbe in dolce attesa di un bimbo dal suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Il bebè dovrebbe chiamarsi Berlusconi, sei un maschietto. Berlusconi con la Y, sei una femminuccia. E Cavalletto invece sei un comunista. Trudy Styler, moglie del cantante Sting, ha notevolmente ridimensionato le doti amatorie del marito. È vero, ha dichiarato Trudy, che fa l'amore per 6 ore di fila, però col cazzo molle. Bello, colpo di scena. D'altronde Trudy, una che si chiama come un pupazzo, o come esatto, la moglie di gamba di legno. Porca miseria. Madonna su tutte le furie, non è stata riconosciuta dall'addetto alla sicurezza, guarda qui come dicevi tu prima, non l'ha riconosciuta la sicurezza di un esclusivo ristorante di Manhattan, che le ha quindi negato l'ingresso nel locale. A parziale discolpa dell'addetto va precisato però che Madonna era truccata da Pikachu. Allora. Furibonda litigata fra Francesco Totti e Hilary Blasi a causa di alcuni messaggini compromettenti trovati sul cellulare di lei. Era necessario l'intervento della forza pubblica, chiamata dai vicini per far notare al campione giallorosso che quei messaggini li aveva mandati lui. Ecco il testo di uno datato 19 dicembre 2004. Amo, ho fatto il gol. Compromettentissimo, questo. Pare certo. Che dopo un colpevole ritardo di anni, Striscia la Notizia stia finalmente per ricevere il premio Pulitzer per aver portato alla ribalta della cronaca due scandali che rischiavano di rimanere nascosti nell'opinione pubblica: il fufu e il biro biro. Il gossip vintage, i soliti ben informati, in particolare Plutarco, sussurrano che Antonio avrebbe un flirt con Cleopatra e trascurerebbe la moglie Ottavia. Ultima ora, area di scioglimento per i Maroon 5. Forse i Maroon 5 hanno rotto i Maroon. forse. Io vabbè, poi volevo accontentare un ascoltatore, perché diciamola pure, anche se siamo già nel 15 di febbraio e quindi in qualche modo finita la festa, gabbato lo santo, esatto, chi ha avuto avuto, chi ha dato, si stanno già piantando in questi ma minuti, sì, insomma qui stanno limonando nel frattempo. Ah, sì. A caso sì. Con la scusa della poesia, insomma, si stanno stringendo fra di loro. Ecco, c'è qualcuno che però soffre perché magari ha passato questa giornata in maniera un po' disperata. Sì. Tra questi vi segnalo Robby, che ci chiede: perché non fate più sentire quella canzone strappalacrime che era e che è ancora Ti voglio molto bene papà? Ma certo, perché? Me lo sono chiesto anch'io tante perché? Volte. È perché la canzone abbiamo sbagliato. Sottovalutata. No, ma poi sotto pressione. Ah, sotto pressione. Anche sotto aceto, pensa. Porco cane. Pensa. Adesso inizia. Non sono sicuro che sia adesso. Questa, però, sai. Sì, sì, è questa. Come la no? Conosco benissimo. Linetti. È questa. Guarda, Farolfi è già agitato. Sì. Adesso arriva è in sbattimento. È l'unico in canottiera, figurati. Papà, ti prego, non piangere. Non voglio vederti soffrire così. Oggi è Natale e non voglio che tu piangi. No, bambina mia, non sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. Papà, questo non è vero, lo so perché tu piangi, è per la mamma che gli vuoi sempre bene. Dai papà, non piangere, vedrai che un giorno la mamma ritornerà. Ritornerà. Beh, cuore mio, adesso andiamo a letto, perché sono già le 11 di sera e tu sei ancora sveglia. Ti voglio molto bene, papà. Bambina mia,
esclusiva di Cordialmente. Sì, papà, che bello. Adesso vado a letto, ma dimmi, è vero che la mamma è bella come me? Sai, è la signora del secondo piano che me l'ha detto. È vero, papà? Sì, piccola mia, tua mamma era un angelo, era bella come te. Com'era? Perché tu dici che la mamma era un angelo? Perché? Oh piccola mia, anche tu hai diritto di sapere la verità. La mamma non c'è più con noi e sta in cielo. L'ho sempre pensato papà, ma non ho pianto mai davanti a te, per non farti soffrire molto di più. No bambina mia, no, bambina, non piangere mia. Adesso anche tu, vieni, abbracciami e stringimi forte a te. Ti voglio molto bene papà. Insomma Gogi. No, 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 bambina mia. No, sto piangendo. Mi fanno solo male gli occhi. Peraltro vi consiglio anche di usare questa formula. Quando vi commuovete al cinema per qualunque cosa e vi dicono: ehi, ti ho visto, stai piangendo. È un'ottima scusa. Mi fanno solo male gli occhi. Un'ultima segnalazione, mi rendo conto solo oggi, dopo tanti anni, osservando la faccia di Quinto Rocco, che è Savino con i baffi. Sì. Osservatelo. Bisogna metterlo davanti alla webcam. È Savino. Vabbè, andiamo a prenderlo e poi lo mettiamo davanti. Comunque, Linus, volevo dirti che anche, sì, anche se ti capita, non so, per esempio, di raggiungere il climax del piacere un po' troppo presto, puoi usare lo stesso tipo di scusa. Dici, ma hai già goduto? No, 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 mi fa solo male il poparuolo. Okay. Bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. It's hard to yell when the bad rails in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out, hey. Bring 'em out, bring 'em out, yeah. Bring 'em out, bring 'em out, hey. Bring 'em out, bring 'em out, yeah. Per fare un po' da contraddare. Posso dire Linus, ci avranno messo 5 minuti a fare sto pezzo. Posso dire Linus una cosa, da non esperto, molto più commovente quest'ultimo brano di quello che abbiamo ascoltato prima. A me, per carità, anche a me ha fatto piangere. Vi segnalo nel caso vi foste innamorati del pezzo di prima di Quinto Rocco, che trovaste una copia dell'album, sareste Indiana Jones. Sì, perché nell'arca. Esatto. Ma se vai al mercato del vinile lì, mercatino, non vale, perché trovate anche canzoni come, vabbè, O Sole Mio, vabbè, poi Volo 239, bellissima, Verde Dove Sei, che era una canzone ecologista 30 anni prima, e soprattutto la canzone che apre l'album, Eravamo Solo Amici. Eravamo Solo Amici. È giusto anche Ma Petite Fleur? Ma Petit Fleur. Sì. Ma allora, aspettando il Festival di Sanremo, caro Linus, che comincerà il 28 febbraio, intanto in zona VIP impazza la festa con lo show di Umberto Tozzi con i suoi pulcini. Diamo delle anticipazioni sui giovani che prenderanno parte al festival. Ricorderei i nomi dei giovani, perché quelli dei VIP ormai li conoscono tutti. Sono risaputi, sì. Allora, i giovani sono, aspetta che li trovo perché non li ho qua proprio. Ecco, Giovanna Dangi, che la volta scorsa con un errore ho chiamato Giovanni Dangi, invece Giovanna è una lei, okay. Giovanna Dangi, Cristian Lozito, Veronica Ventavoli, Enrico Boccadoro, Laura Bono, Concido, Max De Angeli, EQ, Sabrina Guida, La Differenza, Modà e Negramaro. Okay. Allora, un'anticipazione. L'anticipazione di oggi è sugli EQ. Okay. Gli EQ prendono il loro nome, pensate, dalla birra EQ. 28. Quella birra lì. Pensate... pensate che fantasia che hanno avuto agli equalizzatori, all'equatore, no. Niente. E segnalerei che Gabriele, il frontman, è bellissimo e ha i lineamenti anglosassoni. Porca miseria. Questo viene segnalato dal sito Rai sul festival. Pazzesco. La gente però vuole sapere quale canzone canterà questa sera colui che potrebbe essere il giovane super giovane, e cioè il grande Mangoni. Gasolina di Daddy Yankee. Daddy Yankee, il portoricano Daddy Yankee. Esatto. È una canzone particolare, piuttosto allegra. E allegra, si chiama, simpatica. In genere briosa. Si chiama reggaeton. Ah, reggaeton. Sì, reggaeton. Sì, sì. Infatti c'è reggaeton, a un certo punto si dice reggaeton. Reggaeton. Quando è
c'è il reggaeton e la cucina. Perfetto. Vedi? Sei pronto? Prontissimo. Vai. Oh! Oh yeah! Oh! Ho rimessi! Oh, what you think? Bravo. Supremambo comunicato, fedelos motores! Supremambo comunicato, fedelos motores! Che si prepara con la vita del culo! Ma mi degli occhi per il tempo solitario! Con le guste più di chiesa le va al culo! Con le tene più di sale va sul culo! Mi prepara per le giacca al porto! E non mi gusta la gasolina! Dammi una gasolina! Come li canta la gasolina! Dammi una gasolina! E non mi gusta la gasolina! Dammi una gasolina! Come li canta la gasolina! Dammi una gasolina! La prende la turbina! Non si cimina! Non si perde, non parte a Marchesina! Se si cala papaletina! Non si sta a mia casa, non ne sembra la combina! Assassina! Mi domina! Quando il carro motore alla limousine! Prende il tanque d'adrenalina! Quando escucha il regalto nella cucina! Mi gusta la gasolina! Dammi una gasolina! Come le incanta la gasolina! Dammi una gasolina! E la mi gusta la gasolina! Dammi una gasolina! Come le incanta la gasolina! Dammi una gasolina! Sei stato così bravo che ne approfitto per aprire questa busta nella quale è custodito il segreto del significato di gasolina. Sì? Qual è il significato di secondo gasolina? Fonti ben molto autorizzate, gasolina è un termine per indicare la farfallina. No. Il puparuolo. No. No. La? La tettolina. No. No. E non lo so. Il del Q. La pipì. La pancia. Buonanotte. Ah, però. Buonanotte, questa notte è lo stupore. Com'è cambiato il Linus. Buonanotte, questa notte. Buonanotte, basta, dai. Vabbè. Era giusto saperlo prima di andare a dormire. Giusto. Adesso dormo. Va bene. Giusto. Mi viene un po' scioccato. Ci hai bruciato, sì, Linus. È la gasolina che fa questo effetto. Abbiamo finito, vi auguro la buonanotte. Quelli sono miei, c'è anche l'autografo. No, abbiamo finito, salutiamo tutti gli spettatori che erano qua insieme a noi, salutate tutto il ciao, pubblico a casa. Ciao. Bravi. E salutiamo tutti quelli invece che ci hanno ascoltato in tutto il mondo grazie a internet, grazie al miracolo di internet. Vi aspettiamo la settimana prossima perché ci saranno delle rivelazioni scioccanti sul Festival di Sanremo. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao.